Andiamo ora a Rovereto, in Trentino Alto Adige. Ringrazio Maurizio Galluzzo che ha coordinato i lavori per il Trentino Alto Adige, Luigi De Marchi che non sarà con noi ma ha partecipato all'organizzazione e ringrazio Lorenzo Renzulli di Oasis SRL che ci ha mandato questo video. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Renzulli, cofondatore di Oasis, una startup innovativa che è nata circa un anno fa e si occupa di offrire servizi come tour virtuali e altre soluzioni basate su realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale a realtà operanti soprattutto nei settori della cultura e del turismo. Durante il lockdown, molte tecnologie, molti strumenti, in particolare dedicati alla formazione e al lavoro, basati su strumenti tecnologici, sono diventati di uso comune anche in, parti della popolazione che pochi mesi prima non li usavano o non li conoscevano. La formazione a distanza, così come il lavoro da remoto, sono diventati piuttosto comuni, diffusi, utilizzati un po' da tutti. Questo, per noi è sicuramente qualcosa di molto interessante e che, getta le basi per un futuro in cui, ci sono concrete possibilità, soprattutto per i settori della cultura e del turismo, di aprirsi a tecnologie che non sono neanche in molti casi particolarmente innovative, ma che fino a questo momento avevano un po' faticato a entrare nella quotidianità, nella normalità degli operatori di questi settori. Oggi vi voglio parlare di due progetti, di due differenti esperienze portate avanti dalla mia società. Abbiamo aderito come società al progetto del Ministero dell'Innovazione e dell'Agenzia per l'Italia Digitale chiamato Solidarietà Digitale e abbiamo proposto un percorso formativo rivolto in particolare agli operatori del settore culturale e turistico. Si chiama Oasis Academy e prevede una serie di corsi, ovviamente tutti da remoto, che si svolgono attraverso delle dirette web e poi attraverso un archivio che comprende ebook, slide di presentazione, materiali a supporto delle dirette, oltre alla registrazione poi di tutti i video delle dirette che vengono organizzate settimanalmente, condotte da degli esperti su varie tematiche, dalla SEO al web marketing, passando per il video marketing, la creazione di funnel, l'email marketing, e tutto quello che può riguardare la comunicazione, la pubblicità, e aspetti digitali legati alla promozione di attività culturali e turistiche. Abbiamo avuto complice il fatto che l'iniziativa è stata proposta in modo assolutamente gratuito per chi ha voluto aderirvi, abbiamo avuto un buon riscontro, oltre 200 persone hanno richiesto l'accesso alla piattaforma e hanno iniziato a seguire le prime dirette. Quindi siamo molto soddisfatti dell'idea e crediamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori sviluppi futuri. E dal canto nostro siamo contenti di contribuire con questo piccolo contributo ad una maggiore consapevolezza delle potenzialità che gli strumenti digitali possono dare, soprattutto sul fronte della comunicazione, dell'informazione, della promozione dell'offerta culturale e turistica. La seconda cosa di cui voglio parlare è una serie di strumenti che abbiamo studiato in questo periodo, alcuni dei quali li abbiamo raccolti e messi a disposizione, in particolare degli operatori del settore turistico, per permettere di offrire delle esperienze virtuali a chi si trova in questo momento impossibilitato a muoversi in sicurezza e quindi sia in Italia che all'estero,
turisti che non potranno, o almeno nell'immediato, visitare ad esempio le nostre città d'arte. Abbiamo messo assieme strumenti già esistenti, come ad esempio il Tour Creator di Google, e altri strumenti che già avevamo aggregato su una piattaforma di nostra ideazione. Abbiamo già avviato una sperimentazione attraverso delle guide turistiche, degli accompagnatori e altri operatori del settore che già collaborano con la nostra startup, e abbiamo iniziato ad avere i primi riscontri positivi su questo fronte, ovvero quello di permettere la fruizione da parte del turista, del viaggiatore, della persona curiosa, interessata, di vivere un'esperienza virtuale, un'esperienza a distanza, dove una guida, in questo caso può essere un operatore museale, può essere un esperto locale, guida in qualche modo a distanza, supporta un tour rispondendo a domande, portando la sua testimonianza, collegandosi attraverso piattaforme che ormai tutti hanno iniziato a usare, con cui abbiamo tutti familiarizzato, come può essere Zoom, Google Meet, Skype, eccetera. Quindi da un lato una fruizione che può essere assolutamente autonoma, rapida, facile, gratuita, di strumenti che si trovano già online, come foto, testi, tour virtuali, quindi Street View, eccetera. Dall'altro, la possibilità di affiancare questi materiali al racconto di una guida, di un esperto locale, che è collegato in diretta, permette una maggiore interazione, un maggiore coinvolgimento. Because of the lockdown, we are compelled to stay at home, and it will be difficult, if not impossible, for a long time to travel around the world. This doesn't mean that you can visit amazing locations comfortably seated on your sofa at home. Thanks to Venice Walks virtual tours, you will be able to discover the secrets of this fascinating city as you would do in real life. A local expert tour guide will lead you and tell a lot of curious facts about the city, which is more than 1,000 years old, and thanks to the use of 360 degrees pictures, you will merge in its unique atmosphere. You will be able to interact with our tour guide and satisfy your curiosity. At the end of the 40-minute tour, you will be able to deepen your knowledge of the locations that you virtually visited, thanks to the notes you will find on our website, hoping that you will soon be able again to visit Venice firsthand. Vi ringrazio, e se avete dubbi, domande, commenti o qualsiasi cosa, vi lascio i miei contatti.